Allora, innanzitutto vorrei chiarire un grandissimo, un gigantesco equivoco, perché il nome con cui ormai si usa è intelligenza artificiale, ma quello che sta muovendo tutto questo interesse, quello che crea tutte queste tecnologie, non è l'intelligenza artificiale, è il machine learning, e in particolare una parte del machine learning. Questa è un'implicazione molto importante, c'è molto poco di intelligente in quello che facciamo. E abbiamo davanti delle verticalizzazioni, degli algoritmi che sanno fare, sostanzialmente sanno distinguere tra due possibilità, e lo stanno facendo molto molto bene. Sulla base di questo si possono costruire tantissime cose che intuitivamente sembrerebbero molto lontane, ma che dal punto di vista di chi gli algoritmi li crea, in realtà è lì, è tutto lì. Quindi, da una parte, un certo tipo di paure, un certo tipo di considerazioni etiche su queste macchine intelligenti, che in quanto intelligenti ci supereranno, prenderanno il sopravvento, non esistono, perché di intelligenza c'è molto poco. La ricerca sta cambiando, nel senso che queste cose funzionano su alcune classi di applicazioni molto specifiche, funzionano molto bene, quindi stiamo vedendo sempre più prodotti, stiamo vedendo sempre più investimenti industriali a larghissima scala, e quindi di conseguenza stiamo vedendo una grande accelerazione nella richiesta di risultati, nella quantità di risultati. Andrà a cambiare tutto il nostro modo di fare ricerca? Certamente no. Proprio il fatto che ci sono molti investimenti economici significa che c'è un interesse nel creare una grandissima aspettativa, nell'occupare i mezzi di informazione in modo da poter poi vendere meglio certi prodotti. C'è comunque della sostanza, è vero che oggi si riescono a fare cose che prima non si riuscivano a fare, stiamo ancora aspettando di andare a sbattere al muro, perché poi viene sempre un momento in cui, quando c'è questo grande step tecnologico, si fanno tante cose che prima non si potevano fare, poi viene il momento in cui non si può più andare avanti e c'è bisogno di inventare qualche cosa di nuovo. In questo momento stiamo correndo, ma il muro è là. Non c'è nessun dubbio che stiamo, prima o poi andiamo a prendere il muro. E quella che io vedo una sfida molto importante è proprio quella che in questo momento questi algoritmi hanno bisogno di una grandissima capacità di calcolo. Però io voglio rendere intelligente la ruota del treno che deve decidere se frenare o non frenare. Io voglio rendere intelligente il robottino aspirapolvere, e se conto solo su una connessione wireless con un server gigantesco non so dove nel mondo, posso trovarmi in grande difficoltà. Soprattutto come prodotto non posso veramente garantire un certo tipo di funzionamento. Quindi quella che è una grandissima sfida oggi è mettere questa intelligenza dentro le macchine, dentro i prodotti, in maniera indipendente da una potenza di calcolo, fatemi usare la parola intelligenza che non mi piace, un cervello, un'intelligenza che sta da qualche altra parte, bisogna renderla lì. E questo è qualcosa che è molto importante per l'economia italiana. Ricordiamoci che siamo il secondo produttore manufatturiero d'Europa e uno dei più importanti del mondo. Quindi gli italiani sono molto bravi a fare le cose e le fanno anche molto belle. Riuscire a mettere l'intelligenza dentro questi oggetti per noi è una grandissima sfida.